Ho letto la sceneggiatura, devo dire che sono rimasta un po' con della paura e alla fine la sceneggiatura, anche se vi sembra strano, è stato... Non rimaneggiato, era molto più sesso. Addolcito, ecco, durante il film. Sì. Ma c'era, io l'ho letta. Ho detto Dio. No, è stato addolcito. Cioè, probabilmente da un lato c'era, poi da un altro lato, durante le riprese, Ferreri l'ha un po' trasformata, capendo che queste cose non si potevano o dovevano essere. E poi vedevamo il materiale tutte le sere. Tutte le sere, per esempio, giriamo oggi, dopodomani vedevamo il materiale. Dunque lui, forse nella sua testa, sì, abbiamo fatto questo così, adesso un po' più dolce, un po' più, capisci? No, andavamo tutte le sere, i quattro, poi me, poi un po' della gente della troupe, a vedere il materiale. Poi che facevamo dopo? Andavamo a mangiare. Dovevate stufi. Ma loro hanno preso 2-3 kg ognuna e io non dovevo perderli, dunque ero costretta a continuare a mangiare un po'. Perché ovviamente il film è tutto girato in questa... Allora, il film è girato in continuo, dall'inizio alla fine, vuole dire. Niente teatro, no? Niente teatro? No, tutto niente girato. Teatro. Niente sì, teatro. Gli interni e gli esterni. Ristorante, era il ristorante di Brialy. Era un aeroporto di Parigi e poi poche cose all'inizio del film e poi tutto in questa casa, non so se esiste ancora questa casa, di fronte a una scuola, veramente di fronte, e per questo che così l'idea è venuta di fare una maestra. Io dicevo Andrea, ritornando a Parigi, andrò il 16° arrondissement, sì. Andrò a vedere, so più o meno, Rue Boileau, andrò a vedere se è rimasta, che cosa, e se è rimasta, e questa è una mia fissazione, cioè mettere delle lapide, cioè qui Ferreri ha girato la Grande Bouffe nel 1973, perché Parigi è piena di lapide, che ricorda tante cose, sì. Ma sul cinema quasi nulla. Credo che quando c'è la scena di questo uomo cinese o giapponese che viene, crede che è stato comprato da un paese così per fare una ambasciata. Crede che questa è una scena aggiunta, perché ecco, Ferreri è capace di dire aggiungiamo una cosa, perché era dopo questa casa, crede, passata a un paese straniero. Un'ambasciata. Cioè, era capace di cogliere, sì, ovvio,